Amici, amici di Wall on Write, siamo al Salone del Libro, prima giornata oggi, giovedì 9 maggio, con una nostra amica Marina Cuollo, che ha appena presentato Viola insieme a Martina Fuga con il suo 18. Allora, il libro ha già un anno, quindi ti chiedo, invece di farti le solite domande di cosa parla il libro, come è invecchiata Viola in questo anno? Anzi, oserei dire ancora meglio, come è maturata? Viola è maturata molto in quest'anno e ha nuovi obiettivi, nel senso che sta cercando in qualche modo di portare la sua voce oltre gli spazi dove di solito si muove, ecco, diciamo gli spazi un pochino dove già la conoscono, sta cercando di andare oltre dove è poco conosciuta, vediamo, ci sta riuscendo, dai. Ecco, è un anno di distanza, l'accoglienza che ha avuto questo libro, immagino che tu abbia avuto tempo di maturare, di sedimentare tutte le varie, non solo recensioni, ma anche commenti di amici. Come ha accolto, cioè ancora la sua forza e come si è trasformato? Ma sì, è stato accolto sicuramente in maniera molto positiva, nel senso che continua anche a viaggiare nel tempo. Viola è uno di quei libri che, un po' come meno, non corre veloce, non fa gli sprint, ma si fa la maratona lenta e lunga. Sta lì come i gattini con le unghie, si attacca e non ti molla più. Fa così. Ecco, parlavi prima, no, che vuole raggiungere nuovi spazi, incontrare nuove persone, tante nuove cose. E quali sono queste cose? Cosa ti aspetti da Viola, appunto? Allora, sicuramente io mi aspetto che raggiunga un po' quei settori dove la disabilità è completamente sconosciuta. Quindi, come dire, i settori dominati da insomma, persone non disabili, dove le persone disabili non ci sono minimamente, per cui ecco, mi aspetto che sia un po' la chiave di volta che comincia ad aprire un po' quegli spazi in modo che poi tante altre persone con disabilità ci possano entrare, cioè l'obiettivo è quello. Ultima domanda prima di lasciarti andare al firmacopie, progetti futuri? Allora, sicuramente ci sono delle novità di cui non spoileriamo, però ecco, sicuramente nell'editoria non ci si ferma, però ecco, l'idea è quella di andare anche oltre, del resto io ho sempre fatto un miliardo di cose e continuerò a farle, quella sì. Grazie mille Marina, in bocca al lupo, buon salone e ci vediamo presto a Torino. Grazie a tutte e tutti.